Ieri sera mia moglie Francesca ha chiesto ai bimbi: ma ragazzi, qual è la cosa che vi piace di più di papà? E mi ha colpito perché Riccardo ha risposto che non mi fa mai cadere, mentre Filippo ha detto che gioca con noi. E poi ha detto: e invece che cosa vi piace di più della mamma? E entrambi hanno risposto i baci e le coccole. E questo mi ha fatto molto sorridere, ma mi ha fatto anche molto pensare, perché ho proprio visto la differenza tra papà e mamma. Cioè, papà è colui che non mi fa cadere. Per cui colui che mi lancia, io lo lancio poi in continuazione, tra l'altro, e lui si spaventa e si aggrappa. Però non lo faccio mai cadere, cioè, papà è la quercia, la roccia sicura, quella su cui posso contare, e che gioca con noi, quindi che ci fa un po' scoprire il mondo, ci fa scoprire la parte anche bella, divertente del mondo, il gioco, l'intrattenimento. Mentre la mamma rappresenta un po' di più la dolcezza, quindi le coccole, i baci, gli abbracci, perché sono uno strumento fortissimo per far capire ai nostri figli quanto li vogliamo bene, e questo serve tantissimo a loro per creare il loro io interiore, per rafforzare il loro carattere, perché se sanno che da un lato hanno una mamma amorevole, che gli vuole bene, che glielo trasmette, che gli insegna anche in questo modo a volere del bene agli altri, dall'altra un papà che con tutti i suoi difetti, come potete ben immaginare, oltre che vedere, però viene percepito evidentemente in qualche modo come una cosa sicura. Grazie a Dio, tra l'altro, perché di sicuro qua c'è veramente poco, però i bambini hanno bisogno di certezze diverse da quelle a cui abbiamo bisogno noi. Cioè, noi abbiamo bisogno di certezze lavorative, economiche, di sostenibilità, di tutta. Allora di questa roba non gli frega niente. Cioè, l'unica certezza di cui loro hanno bisogno è che papà non mi fa mai cadere.